Ehi, Ellie, questa è una sinagoga. Come fai a dirlo? Primo, ci sono menorah alle pareti. Un simbolo ebraico. Poi non sono stata avvolta dalle fiamme. Avvolta dalle fiamme? Era una battutaccia. Ah, tanto per cambiare. Ma smettila. Ho tanti ricordi legati a questa sinagoga. Mia sorella mi portava spesso in sinagoga. Non mi sei mai sembrata molto religiosa. No, ma discendo da una stirpe di sopravvissuti. Per il giorno del contagio? Non solo. Anche l'Inquisizione, l'Olocausto. La mia famiglia l'ha sempre scampata. O quasi. Ok. Carburante. Dobbiamo solo andare lì dietro. Vediamo. Ah, al diavolo. Ehi, contieniti. È un luogo di culto. A secco. Che fregatura. E adesso? Conviene provare al tribunale. Andiamo via. Ehi, di qui. Tu preghi ancora? A volte. Davvero? E quando? Quando abbiamo lasciato Jackson. O sulla tomba di Joel. A volte dico qualche preghiera tra me e me. Funziona. Mi aiuta a calmarmi. A mettere le cose in prospettiva. Serve per accettare il dolore e dimostrare rispetto. Ne sono certa. Yeah.
Perfetto. Da questa parte. Dietro di te. Ehi, che stai facendo? Posso usarlo per arrivare sull'altra balconata? Ok. Cazzo. Occhio, Ellie. Tranquilla. Regge. Che cos'è? Questa è la Torah. La cosa? Scritture sacre. Una sorta di Bibbia ebraica. Mia sorella sarebbe impazzita. Quella che avevamo in New Mexico era mezza andata. Ok. Beh, almeno non hanno buttato via tutto. Facile. Coraggio, Dina. Bene. '57-74. Siamo nel futuro? No, capra, è un calendario ebraico. A Capodanno mia sorella mi regalava sempre una mela coperta di miele. Ah, come ne vorrei una. Spero che tu ce l'abbia fatta. Ok, depenna la cupola dalla lista. Ora cerchiamo il tribunale. Io direi di cercare oggetti utili prima di proseguire. Se non altro qui c'è silenzio. È strano girare una ZQ senza rumori di camion. Oh, spari ed esplosioni. Mia sorella evitava le ZQ. Proprio per questo motivo.
Diventava sempre più paranoica. A volte si svegliava urlando nel cuore della notte. È terribile. Teneva sempre uno zaino pronto per scappare al minimo segnale. Non restavamo mai nello stesso posto per troppi giorni. Era una cosa. Deve essere bella avere una casa, vero? Già. Nei primi giorni a Jackson ero sopraffatta da tutta quella gente. Io ero sopraffatta dalle abbuffate. Ricordo le abbuffate.